Bene, ci ritroviamo con Fabrizio Magaro, assessore appunto al Comune di Fondi, assessore allo sport. Un po' la situazione sicuramente della zona. È chiaro che in primis parliamo di un qualcosa di positivo, due squadre che vincono i loro rispettivi campionati, Vis Fondi che sale in A ed Elite, Vis Fondi la formazione femminile di calcio a 5 e chiaramente l'Handball Fondi che torna in Serie A. Partiamo dalla serie B femminile, dalla serie A femminile, che mi sembra un evento già programmato Sì, insieme anche appunto alla Valla. un evento programmato a cui l'amministrazione ha dato anche il giusto contributo in termini di visibilità. È stato un piacere per noi ricevere entrambe le squadre qui in comune per omaggiarle, insomma, di questa vittoria. Una vittoria storica per quanto riguarda il calcio a 5 femminile, perché è il primo anno che si ritroveranno l'anno prossimo nella massima serie. Una vittoria ottenuta dopo gli ultimi due o tre campionati, dove per poco, per un soffio, non sono riusciti a guadagnare la promozione nella massima serie. Quindi è un motivo di lustro per tutta la città, bisogna andarne fiere. Noi cercheremo nel miglior modo possibile di stargli vicino nella prossima stagione. Per quanto riguarda invece la pallamano, è un ritorno nella massima serie, e penso sia la serie più consona alla società, alla formazione fondana, che la pallamano non me ne vogliono gli altri sport, ma diciamo, è lo sport storico della città di Fondi, e quindi è giusto che sia nella massima serie. Ho visto negli ultimi giorni proprio che si sono già adoperati per rinforzare la squadra. Campionato che è stato poi, diciamo, reso ancora più bello dalla vittoria anche della Coppa Italia di categoria, quindi una doppietta per loro, e siamo contenti Forse anche. quello era inaspettato, ma il Sì, campionato era, diciamo, programmato. quindi per noi è stato motivo di orgoglio, ma non solo per l'amministrazione, penso per tutta la città di E adesso bisogna mettere mano alla struttura, perché hai detto giustamente che l'amministrazione sarà presa, Fondi. Sì, sarà a fianco delle due noi quest'anno squadre. abbiamo avuto diversi problemi alle strutture, però in accordo anche con le associazioni che utilizzano il palazzetto, abbiamo fatto una scelta diversa da quella che è stata fatta da altre amministrazioni pure a noi vicine, di chiudere completamente l'impianto ed obbligare poi le società a giocare negli impianti sportivi della provincia o magari anche fuori provincia. Abbiamo cercato in tutti i modi di mantenerle aperte nonostante fossero oggetto di ristrutturazione e ammodernamento. Il palazzetto ancora oggi è in fase di ristrutturazione, oltre alla densostruttura che è quasi completata, che è adiacente proprio al palazzetto. Quindi per settembre, fine agosto, settembre, quando rinizieranno le attività sportive, lo stesso palazzetto già nell'ultimo torneo internazionale di basket che si è stato disputato, già aveva una fisionomia, una struttura diversa rispetto a qualche settimana fa, qualche mese fa, perché hanno completato un blocco spogliatoi che sono completamente utilizzabili e ristrutturati in toto. Adesso stanno completando il secondo blocco, quindi diciamo per settembre sarà tutto finito. Poi c'è tutta la parte esterna da completare, però diciamo, seppur con qualche difficoltà e con qualche po' di tempo in più che abbiamo messo nei lavori, ma per tante problematiche che si sono verificate durante i lavori, l'importante è raggiungere poi l'obiettivo finale. Per quanto ci riguarda, è quello di avere una struttura adeguata alle varie categorie di Serie A che disputeranno sia il calcio a 5 che la pallamano. Anche perché, insomma, è una struttura che è nata ai tempi di Arcangelo Rotondo, stiamo parlando di un po' di tempo fa e quindi meritava forse una Ma sistemazione. secondo me, considera, abbiamo rifatto completamente il parquet, il campo di gioco, già agosto dell'anno scorso, quindi è stato utilizzato per tutto quest'anno il nuovo parquet, che è un parquet di ultima generazione a livello certificato a livello europeo. Adesso abbiamo rimesso a norma i canestri che erano comunque inagibili, li abbiamo resi comunque disponibili anche per il torneo, ma che possono essere utilizzati anche per gli allenamenti dei più piccoli o da altre società. Quindi piano piano stiamo cercando di rimetterlo a nuovo. Una struttura, come hai detto bene tu, che
che ha quasi 40 anni. Quindi meritava forse. Parliamo un po' degli altri sport, a parte chiaramente mi devi dire come sta procedendo la programmazione per il 2023 che Fondi e Città Europee dello Sport, e quindi stiamo iniziando la programmazione con le associazioni, già abbiamo fatto diverse riunioni. L'idea è quella di fare non tantissimi eventi, ma pochi eventi spalmati su tutto l'anno, ma eventi di qualità che possono portare a fondi numerosi, oltre che addetti ai lavori, ma anche molti turisti, il cosiddetto turismo sportivo, che l'abbiamo avuto già 15 giorni fa, ripeto, col torneo di pallacanestro, dove abbiamo avuto la possibilità di ospitare anche la squadra sportiva di Tagaro, comune a noi gemellato, diverse squadre da fuori regione che hanno portato comunque qui a Fondi, oltre ai stessi ragazzi delle squadre, i genitori, perché quando si parla poi di ragazzi di fasce d'età che vanno dai 12, 13, 14, 15 anni, va da sé che poi portano con loro anche il seguito, che siano i parenti, i genitori, quindi è un modo per incrementare anche il tessuto economico e produttivo della città. Quindi movimenti, sta partendo anche questa, questa situazione, insomma, del Comune di Fondi. Sì. Parliamo un attimo delle strutture, oltre a queste che state sistemando, credo che ci siano altre da mettere a posto. Sono ripresi da poco, perché abbiamo dovuto fare una variante per quanto riguarda il campo di calcio Madonna degli Angeli, e stiamo vedendo di dare anche una sistemata allo stadio. L'altre strutture, abbiamo in fase di ristrutturazione la palestra della scuola di Garibaldi, stiamo aspettando l'approvazione di una variante da parte della regione, e abbiamo partecipato ultimamente ad un bando sport e periferie, sempre per il palazzetto, per la ristrutturazione della parte esterna, quindi tutta la parte riguarda le scale esterne, l'emergenza, il parco, e abbiamo partecipato a questo altro finanziamento. Oltre ad aver partecipato a due finanziamenti, due progetti con il PNRR per la realizzazione di due tensostrutture all'esterno delle aree, delle due edifici scolastici, uno della Purificato, quindi la scuola adiacente alla Garibaldi, e l'altra della Don Milani. Però sono progetti presentati, sono in fase di valutazione, sono progetti del finanziamento con il PNRR. Hai parlato appunto del torneo di basket, come è andata, anche perché mi sembra che ti ho visto presente anche sulla pagina Facebook, che è andata molto bene, c'erano, come ho detto prima, la squadra di Tagaro, quindi è stata ospite qui 5 giorni, e una selezione provinciale di Latina, una squadra di Napoli, una di Caserta e due squadre di Roma. Hanno soggiornato tutte qui nelle strutture ricettive tra il litorale, il centro, e abbiamo avuto un ottimo riscontro. La società fondata come si è comportata? No, c'era una selezione provinciale, abbiamo fatto una selezione provinciale, per cui c'erano anche alcuni giocatori di Fondi. Quindi è andata comunque distretta. Ha perso la finale, purtroppo hanno perso la finale. Vabbè, ci sta comunque, l'importante è, come si dice, dare visibilità alla città di Fondi in questo discorso. A livello di altre società sportive, come la vale tu la stagione che è appena passata? No, sicuramente è un'ottima stagione, perché anche associazioni che svolgono attività di sport individuali, tipo il Taekwondo, poi abbiamo avuto le finali nazionali, i campioni italiani juniores di Taekwondo a Fondi, dove vado a ringraziare in primis il maestro Pasquale Reda, perché grazie a lui pure siamo riusciti a portare qui un evento di primo livello. Erano presenti oltre 1000 atleti da tutta Italia, sono stati 3 giorni qua, hanno allestito il palazzetto in maniera impeccabile, veramente un evento di primo livello proprio. E ripeto, ci sono tante altre piccole discipline, tra cui la danza e cose, comunque ci hanno dato riscontro, alcune le riceveremo nei prossimi giorni in comune per premiare anche i singoli atleti, insomma, degli sport individuali. Ok, quindi l'annata è andata bene, chiaramente anche per forse qualcosa non è andata bene per la Virtus Basket Fondi, che è comunque retrocessa, ma ci sta essendo
essendo programmato un campionato con qualche giorno di troppo, ma mi sembra che meglio retrocedere che sparire, no? Assolutamente sì, poi comunque una società che lavora per l'80% con giocatori della zona, giocatori locali, quindi è difficile poi mantenere alto livello in quelle categorie. La C-Gold comunque è la ex C1 di una volta, quindi non è un campionato così facile. Vorrei fare anche complimenti a Fabio Nardone che da Fondano, da allenatore Fondano, ha vinto il campionato di Serie C Silver col Cassino e quindi per la Città di Fondi comunque è sempre un motivo di vanto, di lusso perché comunque è un allenatore Fondano che vince un campionato fuori di Fondi. Certo, sono rimasti chiaramente dall'andare della pallavolo e del calcio, già abbiamo detto, ma comunque c'è solo da crescere a livello societario, visto che comunque le difficoltà del Covid le hanno avute tutte, però mi sembra che comunque c'è stato un buon riscontro per queste due società, insomma. Sì, questo è stato, diciamo, tra virgolette, l'anno zero, dopo 2 anni e più di prendi, parti, riparti, sospendi. Alla fine, diciamo, gli ultimi 2 anni di attività agonistica, perché poi quella amatoriale a livello di base, diciamo, meno male sono riusciti a farle un po' tutti, però a livello agonistico i vari campionati federali sono stati, quasi tutte le discipline sportive sono stati fermi. E quindi questo è stato, diciamo, un po' l'anno che sono riuscito a ripartire un po' tutte le attività sportive a livello agonistico. C'è solo appunto, come hai detto già prima, da sistemare un po' queste strutture, sia per il discorso legato a basket, pallamano, ma e calcio, chiaramente, e poi cercare di potenziare un po' tutto il riscontro generale. Purtroppo Dio denaro comanda, quindi ci vorrebbero veramente tantissime risorse finanziarie che noi purtroppo come Comune non abbiamo. Cerchiamo, ecco, di intercettare i vari finanziamenti che vengono proposti con i vari bandi che escono a livello regionale, europeo, nazionale, da parte del Ministero dello Sport, però non è poi sempre così facile accedervi, insomma. Quindi questa è una risposta a chi chiaramente si aspetta chissà che cosa dal Comune di Fondi. È chiaro che stiamo parlando comunque di richieste di finanziamenti, non è che c'è Paderone di Pavedone che può fare Sì, poi tutto. hanno comunque un tempo dal momento in cui fai il progetto, la richiesta, dal momento in cui gli vengono concesse, poi devi fare tutta la parte dell'affidamento, la gara, cioè, è tutta una trafila a livello pure burocratico che non è che prendi il finanziamento e il giorno dopo parti con i lavori, purtroppo non è così. Volevo un attimo parlare della squadra di basket Fondana che sta andando molto bene, concorrente appunto alla Virtus Basket Fondi, che mi sembra che a livello giovanile sta andando molto forte, no? Quella che si allena appunto al campo All'aperto lì, quella di Michele, l'MG, sì, stanno sì. facendo un ottimo lavoro come anche Matteo Verardi, e quindi ci sono 3 società, quindi a livello giovanile penso per quanto riguarda la pallacanestro Fondi ha numeri importanti, perché poi ne parlavo pure con il responsabile della federazione lo scorso weekend in occasione del torneo, mi diceva insomma, oltre che abbiamo avuto la possibilità di fare un torneo dislocato su 2 campi, il Pala Virtus e il Palazzetto. Il Pala Virtus è comunque una struttura pubblica data in concessione all'associazione, quindi è un altro palazzetto, tra virgolette. E oltre la federazione, oltre a rimanere impressionata dalle strutture che ci sono a Fondi, che ti ripeto, non le trovi da nessun'altra parte della provincia, la stessa Latina è carente. Però questo permettono a tante associazioni di poter crescere e di fare un lavoro oltre che di quantità, anche di qualità. Ultima battuta, hai già parlato appunto del purificato che lo proverete a sistema, l'ho visto su Facebook che vi siete incontrati ma ti sei incontrato con Massimiliano Nocca, Sì. è stato un accordo importante o che cosa? No, loro ci hanno proposto di poter organizzare un torneo tipo quello che abbiamo organizzato qui con il basket a livello internazionale giovanile per poter fare a Fondi durante l'anno di Città Europea dello Sport. È un torneo molto importante ma anche molto oneroso, quindi adesso dobbiamo vedere un attimo se riusciamo, anche perché i tempi sono molto molto stretti, però se riusciamo a portarlo a Fondi sarà comunque un evento clou della Città Europea dello Sport.
Infatti era una cosa interessante da far sapere, chiaramente, perché Sì. comunque Fondicalcio sì è vero che sta disputando un campionato di categoria non di grande livello, ma a livello giovanile si sta dimostrando società Sì, di ottimo spessore. assolutamente sì, penso che come il basket, il calcio, ma pure la stessa pallamano, un po' tutta la pallavolo devono prendere spunto dall'investire nell'attività giovanile, perché poi sono quelle che ti permettono di poter crescere anche come prima squadra. Abbattere i costi perché non è più possibile come si faceva una volta poter acquistare giocatori, pagare stipendi e purtroppo le risorse economiche anche degli stessi sponsor, attività commerciali sono ridotte ormai ai minimi termini e quindi l'unico modo che permette alle società di poter crescere a livello di prima squadra è quello di avere un ottimo settore giovanile. Ok, mi sembra che abbiamo detto tutto. Se c'è qualcos'altro da dire, Sì, no, che volevo fare qualche un novità. passaggio per quanto riguarda l'evento di sabato prossimo per l'inaugurazione e l'intitolazione della Cima Pantani sulla piazzale di Salita delle Crocette. È un evento molto sentito che porterà a fondi sicuramente centinaia di ciclisti, di appassionati, di tifosi di Pantani, anche da fuori regione. Stiamo avendo un sacco di feedback positivi perché ma dello stesso Fondazione Pantani, so che stanno contattando moltissime persone che vogliono venire quel giorno qua a Fondi, perché poi il ricordo di Pantani è molto sentito tra gli appassionati del ciclismo. Quindi il 25, con partenza, abbiamo messo anche a disposizione con le associazioni di ciclismo dei servizi, un servizio, una vetta per portare le persone sopra alla cima delle Crocette, a Piazzale delle Crocette. Ci sarà questa inaugurazione di questa statua realizzata da uno scultore di Lenola e sarà penso un punto di ritrovo nei prossimi anni per moltissimi appassionati di ciclismo e turisti che si recheranno qui a Fondi e avranno ecco, l'opportunità oltre di poter salire su questa salita, su questa cima dove Pantani durante il periodo invernale veniva qui ad allenarsi, però è un modo anche per convogliare a Fondi molti appassionati di sport e turisti. Ok, mi sembra che è tutto. Appuntamento, diciamo, a fine estate per poi riparlare chiaramente della stagione sportiva che inizierà. Grazie.